Egypt 2017 vede l'ingresso di un brand che nasce con la distribuzione automatica e pian pianino si affaccia nel settore dell'Horeca, presentando a Venditalia 2015 della Special Edition tenutasi a Rho due anni fa una nuova miscela che, ma facciamocelo dire da lui, Ciro Lollo è il Deus Ex Machina di Caffè Lollo, è un brand che prende nome proprio dal tuo cognome. Spiegaci intanto che cosa è successo dopo Venditalia 2015 Special Edition. Buonasera, un saluto a tutti gli amici di Vending News. Niente, come tu ben ricordi, il 2015 al Venditalia nella Special Edition noi presentammo una nuova miscela, la Grand Coupé nella fattispecie, che doveva abbracciare un nuovo mercato che si affacciava alla nostra azienda, quello dell'Horeca, che servì inizialmente non a fare fatturato ma a fare qualità, a dare un qualcosina in più a questo nuovo mondo che ci chiamava. Bene, da lì, con tutte le difficoltà che chiaramente ci possono essere nell'inserimento di un nuovo mercato come l'Horeca, che ha bisogno di professionalità, tempestività di intervento nelle piccole e medie strutture, noi abbiamo fatto tesoro di queste cose e ci siamo avvalsi anche di una persona molto competente, molto professionale, che veniva da un'esperienza fatta con altre aziende più blasonate, e si è unito a noi e ha perfezionato un po' tutta l'idea. E da questo è iniziata una richiesta sempre più crescente, tant'è vero che oggi a SIGEP 2017 noi siamo stati costretti a presentare altre due miscele, oltre alla Grand Cuvée che presentammo in quell'occasione, la Perlage e la Satène, che andiamo su un livello qualitativo nettamente superiore rispetto alle miscele tradizionali di uso comune, corrente, come quella dei distributori automatici e delle miscele economiche. Qui siamo veramente su uno studio ricercato delle qualità dei caffè, della temperatura da usare, della pressione, cioè veramente ci stiamo affacciando con professionalità e con serietà a un settore che merita questo tipo di approccio. Dietro a questa nostra crescita c'è tutto un progetto, tutta una filosofia che è ampia e, permettimi Fabio, è un progetto ambizioso, ben strutturato, però difficile da portare avanti, cioè non è che in un anno noi abbiamo la presunzione di inserirci e posso usare il termine mangiare il mercato, però in punta di piedi, piano piano, diffondendo bene le nostre idee, che chiaramente chi è interessato si può avvicinare a noi e capire bene questo progetto, di che cosa, insomma, di che cosa si parla, e le fondamenta che sono, ti ripeto, basate sulla professionalità, sulla qualità e sulla competenza del settore. Prima di accendere la telecamera, tu mi raccontavi di un progetto, come appunto dicevi poc'anzi, ben strutturato, delle proposte ben precise da fare ai piccoli, piccolissimi gestori di gelateria, di pasticceria, ma anche di bar che desiderano cambiare brand, cambiare fornitore, con un pacchetto proposta fatto di adesioni, pacchetto mini, pacchetto medio, pacchetto maxi, con una serie di caratteristiche ben specifiche, senza entrare nei tecnicismi, perché altrimenti occorrerebbe davvero un'intervista, ecco. Sì, anche perché a me piace parlare del lavoro che faccio, perché io mi piace sempre di, al di là del fatto che amo quello che faccio, ma poi mi piace di conoscere, di scoprire nuove miscele, nuovi tipi di caffè, quindi non entriamo nel tecnicismo, sennò ci perdiamo. Però come tu dicevi,
diciamo che noi siamo, questo progetto ha una sorta di sartorialità. Cuciamo addosso al cliente quello che, di cui lui ha bisogno. Per capirci, una gelateria che ha sempre solo fatto gelati vuole inserire il caffè al banco e quindi dare un servizio in più ai suoi clienti. Bene, noi iniziamo dalla formazione, corsi di caffetteria, corsi di cappuccini, corsi di barman, perfezionamento e consiglio di usare un tipo di miscela che sia più stabile, che abbia più caratteristiche, meno competenza, fino a portarla ad un livello di professionalità per cui lui poi si può sbizzarrire ed è scegliere qualsiasi tipo di caffè o addirittura in grosse strutture, in grosse strutture noi abbiamo personalizzato la miscela sulle richieste dell'esercente o del cliente o del gruppo, perché in molti casi ci siamo trovati a servire gruppi di ristorazione, gelateria e abbiamo fatto questo tipo di progetto anche. Ciro, poco fa appunto tu parlavi di un progetto ambizioso e tagliato su misura in funzione delle richieste, delle esigenze del cliente. Prima quando mi hai offerto il caffè ho visto che c'erano più macinini. Perché più macinini? È perché in un bar, come in una pizzeria, come in un ristorante, come in una enoteca, c'è chi gradisce, facciamo l'esempio dell'enoteca, il vino frizzante, il prosecco, chi il vino secco, fermo, d'annata o più corposo o meno corposo. Quindi noi offriamo e inculchiamo questo tipo di mentalità, che in un bar, un bel bar, una bella struttura, mettere tre macinini e dare la possibilità di offrire un caffè leggero, aromatico e cosa. Ok, scegliamo questa miscela. Vuoi un caffè forte, cremoso, denso, corposo perché ti devi un attimino? Ok, abbiamo la miscela allo stesso momento. Non c'è bisogno di ricordarsi, quel locale fa il caffè più forte, quello lo fa più leggero, quello. Dare le tre possibilità nello stesso posto, secondo me è un valore aggiunto, dove nel momento in cui tu soddisfi qualsiasi palato e qualsiasi esigenza della tua clientela. In più noi consigliamo anche la stessa miscela di caffè nato, noi facciamo una miscela di caffè nato che alle volte i nostri clienti dicono no, tu ci imbrogli, questo non è di caffè nato, perché è uguale al, noi la tostiamo meticolosamente, vabbè, comunque non entriamo nei tecnici. Consigliamo di mettere anche per la decaffeinata il macinino e quindi regolare in quel preciso istante e momento la macinatura per dare un caffè cremoso, corposo, aromatico all'istante, non la semplice bustina della multinazionale che tutti conosciamo, si mette là, potie. Questa è la nostra idea. Chi la recepisce e ci segue e vuole fare la differenza nel suo locale, ben venga. Ma oltre a queste ci sono tante altre idee e tante cose che non mi va nemmeno di svelare tutte adesso, perché ti ripeto, ci vorrebbero ore ed ore. Le presenteremo a Host 2017, dove certamente andremo a rincontrarci, magari ci introdurrai allo specialista che ha curato la realizzazione di questo progetto destinato all'oreca e al microoreca. Ma facciamo un salto indietro, perché alle nostre spalle, amici, come potrete vedere, c'è una gigantografia di Antonino Cannavacciuolo, lo chef pluristellato napoletano che ha scelto voi, nonostante tante altre proposte di altre torrefazioni, per andare a fare da sponsor, a prestare la sua immagine in buona sostanza per il caffè Lollo. Come è nato questo connubio? Allora, questo connubio, allora, il discorso degli chef unito al caffè, alla passione che Lollo ci mette, sono molto legati. Quindi è un'idea che nasce 4 anni fa, noi siamo stati precursori. Molti ci stanno imitando adesso, con 3 emeriti sconosciuti abbiamo fatto una campagna pubblicitaria, se ricordi, le stelle di Lollo. Ne abbiamo dato notizia. Facendo delle ricette con il caffè, bla bla.
Poi l'azienda LOL è cresciuta e chiaramente abbiamo alzato anche l'asticella della persona da mettere come testimonial. Il tutto è nato e noi l'abbiamo fortemente voluto, perché Antonino Cannavacciuolo è una persona squisita, diciamo, un ottimo professionista. È un napoletano verace. Un napoletano verace, è uno che in tutto, pure nel fare un uovo al tegamino, ci mette passione, ci mette invenzione, ci mette tutto. Quindi... Ma è anche una persona estremamente genuina, cioè è una persona che se vede un difetto dice no, scartare. Tuttavia, vi ha scelti. Sì, le parole sue sono state proprio quelle del fatto che noi, per essere supportati da lui in questa campagna pubblicitaria, gli mandammo del caffè e gli facemmo una lettera di presentazione e di richiesta. Lui ci rispose dicendo: devo dire la verità, a me ha colpito il prodotto, per cui io, se devo mettere la faccia che oggi ha molta popolarità, Antonino Cannavacciuolo, ha detto, io devo credere prima di tutto nel prodotto che vado a presentare, perché non è solo una questione economica, non è solo una questione... Però io ho provato realmente il vostro caffè e mi ha soddisfatto, mi ha dato qualcosa in più, ho notato che c'è veramente ricercatezza in quello che fate. Per cui è nato questo matrimonio che ci durerà per circa 2 anni, sarà il nostro sponsor, la nostra faccia in tutta Italia. Questo connubio sta dando comunque anche dei buoni risultati in termini di immagine, perché la gente si fida molto di Antonino Cannavacciuolo e della sua professionalità. Sì, come dicevo prima, ci ha dato ancora più alla nostra azienda un'immagine di azienda seria e competente. Perché si dà il caso che, come dicevo prima, anche nel fare un uovo al tegamino, Antonino Cannavacciuolo sceglie bene i suoi prodotti, dà la sicurezza della qualità, deve essere esatto quel tocco sia di classe e di competenza che testimonia che Lollo è un'azienda che sta facendo bene. Bene Ciro, io non posso che augurarti il meglio, la vostra è una crescita verticale. Avete puntato sulla qualità, avete puntato sulla passione, avete puntato sui cavalli vincenti e i fatti vi stanno dando ragione. In bocca al lupo per il futuro, in bocca al lupo per questo progetto dedicato all'oreca e al micro oreca, che certamente vi darà buonissime soddisfazioni. Ti lascio salutare gli amici di Vending TV e vendingnews.it. Crepi al tuo augurio e ragazzi un saluto calorosissimo e vi aspettiamo numerosi a Host 2017. Per tutti quelli che sono interessati e incuriositi di queste chiacchiere che abbiamo fatto con l'amico Fabio, possono chiamare in azienda, possono... Diciamo anzitutto a quale indirizzo possono scrivere, a quale indirizzo email? info@lollocaffè.com. E naturalmente, se desiderate poi andare a guardare quelle che sono le novità, potete andare sul sito lollocaffè.com per poter riuscire appunto anche a capire, nel caso in cui non lo abbiano mai visto, che cos'è Lollo Caffè. Ciro, grazie, ci rivedremo certamente nel corso di Host 2017, dove ci direte quali sono le novità accadute nei prossimi 8-9 mesi. Amici, io il caffè qui l'ho già preso, non andate via perché nel frattempo proseguiamo, abbiamo qualcos'altro da mostrarvi prima di chiudere definitivamente questa SIGEP 2017. Restate con noi. Arrivederci e un saluto caloroso.